Wow ragazzi, bentornati! Oggi vedremo il canto d'amore. Fucile di precisione, arco, spara una freccia che cade nel tempo, danno, gittata e velocità aumentano con il tempo di carica. Disponibile nel negozio evento al costo di 1680 di oro, insieme ad Oak Impetuoso, il canto d'amore si presenta con la sua perk speciale, tenere l'arco teso oltre la carica massima, spara una freccia che stordisce il nemico per 10 secondi, i danni da armi interrompono l'effetto, non ha effetto su boss e nemici recentemente colpiti da colpo moroso. Questo arco, oltre a stordire piccoletti, è in grado di stordire anche occhi belli, frigoriferi, takers, smashers, e questo non dovrebbe succedere, ma è anche in grado di stordire i mini boss epici. Allora, per quanto mi riguarda è sicuramente un'aggiunta molto interessante questo arco, semplicemente per la sua perk speciale, che è in grado di stordire un nemico per 10 secondi, e ci tengo a ricordarvi che è la prima arma, trappola, vantaggio, perk, quello che vogliamo, in grado di stordire uno zombie, uno smasher, insomma un qualsiasi zombie, per così tanto tempo. Però allo stesso tempo lo stordimento non funziona al 100% sempre. Allora, ci sono un po' di cose da tenere a mente sullo stordimento. Innanzitutto ricordatevi che mentre uno zombie è stordito potrete utilizzare le vostre abilità senza interrompere lo stordimento. Ciò vuol dire che avete 10 secondi per esempio per killare uno smasher stordito, magari livello 250, magari con un'abilità quale la minigun. Ovviamente non dovete basarvi solo ed esclusivamente su voi, ma ovviamente Salva il Mondo è un gioco cooperativo. Se andiamo a utilizzare una qualsiasi arma, quindi uno schioppo, un martello, un qualsiasi lanciarazzi, appena tocchiamo uno zombie che è stordito, lo stordimento si interrompe. Ecco perché vi consiglio assolutamente di utilizzare le abilità. Ora la domanda che mi sono posto, di conseguenza, è la seguente. Vale la pena entrare magari in una modalità quale Endurance, in una modalità comunque livello alto, e affidarci completamente all'arco rispetto a utilizzare Zenith, rispetto a utilizzare magari la Regina dei Ghiacci o un costruttore con lo scatto taurino o il Sir Lancilotto? Per quanto mi riguarda, anche in questo caso, seppur lo stordimento è molto interessante, mi tocca dire di no. Comunque, sul colpo singolo, quando entra critico, è capace di arrivare anche quasi a 2 milioni di danno. Non mi è ancora capitato di vedere uno stordimento su più di uno zombie, quindi mi viene da dire che funziona lo stordimento solamente su uno zombie alla volta. Sì, c'è il tempo di ricarica, quindi non possiamo tenere uno zombie infinitamente stordito. In questo caso, ovviamente, stiamo utilizzando Farrah. Se siete interessati alla build, potete guardare benissimo il video di ieri, è la stessa identica build di ieri. E purtroppo su questo arco non è possibile metterci il doppio livello critico. È possibile metterci un elemento a vostro piacimento, fuoco, acqua, energia e natura, potrete scegliere quello che più vi piace. E ricordatevi solo una cosa, che tenere l'arco teso stordirà il nemico per 10 secondi, ce lo dice anche la perk. E che altro dirvi, io spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere con un commento anche la vostra opinione, cosa ne pensate a riguardo, in quali ambiti lo utilizzerete. Insomma, come sempre, lo sapete, leggo tutti i commenti, ci tengo a sapere la vostra. Vi ricordo inoltre che se volete supportarmi come creatore, potete utilizzare il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. In questo modo supporterete la crescita di questo canale. E niente, raga, per oggi vi saluto, vi ricordo di lasciare solo un bel like e... bella bella!